Madonna che sì. È proprio vero, bella voce, figa atroce. È Crudelia de merda lui. Sembra Paola Marella obesa. Che schifo. Ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. Remix. È come la prima volta, è sconvolto da bici, quella macchina semaforo. E so che mi perderò in questa fantasia. Fantasia. La voglia matta di viaggiare e di andare via. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Oh, buongiorno Italia! Siamo tornati! Siamo tornati! Abbiamo tantissime belle notizie, però intanto io vorrei salutare anche gli altri componenti dello Zoo che sono là a fare tipo da pubblico oggi. Facciamo entrare mister... Beh, lui per ultimo. Allora, sei l'ultimo, l'ultimo, non serve un cazzo. Prima di tutti, per favore, Marco Donà! Vieni qua, Valorno! Come stai? Posto? Sei vestito come un bambino che ha dei serissimi problemi in spiaggia. Sì, sì, sì. Sei il figlio di Geppi Cucciari, non perché so perché sei vestito così. Vi ringrazio, ci vado male allora. Perfetto, grazie. Ciao, Alan Caligiuri! Speravo fosse licenziato, invece un cazzo. Vabbè. Ciao, ciao ragazzi, tutto a posto? A posto? Sì, lo sai che sono in love, quindi lasciami. Sei in love? Sì, sono in love. Del puttanone con i capelli rossi. No, ma non puoi iniziare. Io te l'avevo detto. Io te l'avevo detto di farti i cazzi tuoi. Fermi tu, cioè vuoi dire il troione con i capelli rossi è la tua nuova fidanzata? No, non è una zona. No! Fidanzata. Ma attenzione signori e signori, c'è una donna con le palle, signori. Ah, ecco, vedi che c'avevo ragione io che è un trans. Una donna che riesce a tenere a bada tutte ste bestie. Una donna con una voce splendida, una donna molto amata dagli ascoltatori. Con un clitoride lungo così. Ma quindi non c'è più la Poppy Poppy. Signore e signori, DJ Spine. Eccomi, ale! Poppy, vieni qua per favore, ma dai. Posso stare anche qui? No, voglio toccarti un po' le tette. No. Dai, cazzo, dai, vieni qua, saluta il tuo pubblico, scusa. Hai visto che ha tagliato i capelli? Minchia, Poppy. Aspetta. Cazzo te ne frega, non hai bisogno della cuffia. No. Ciao, salve. Poppy. Salve, salve. Senti, com'è passato le tue vacanze? Bene, puoi non toccarmi. Ma mi crea quell'atmosfera. A me no, invece fa ribrezzo. È un po' che non scopo, Poppy. Dai, aiuta il tuo collega. Ma che ciuffo antischizzo lei. Sì, sì, sì. Pare che la Poppy Poppy abbia trovato l'amore, però non si può dire chi. Che è la stessa di Alan, tra l'altro. Allora? Vabbè, niente, volevo salutarti, grazie per essere tornata. Grazie a voi. So che ti hanno chiamato tutti quelli della concorrenza, ma tu gli hai detto, toh, ficcatelo in culo, io lavoro per il programma più ascoltato d'Italia, vero? Esattamente. Perfetto, grazie Poppy, ciao. Tipo, vabbè, tu saluta da lì, che cazzo te ne frega. Poi Marco. Ah, già, me lo dimenticato, c'è anche Luca Alba. Aspetta, chi? Oh. Ah, perfetto, perché non si ricorda più dove sono i tasti, Pippo. Piano cazzo, oggi è un casino, eh. Ciao Luca, Non ti sentiamo, no, mi spiace. Siamo in radio, cioè se fai così con la mano non si vede. Vabbè, possiamo iniziare, ragazzi? Siamo già in ritardo prima ancora di iniziare. Io vorrei raccontarmi le mie non vacanze, poi questa bellissima esperienza che stiamo vivendo tutti insieme col film dello zoo. Stranamente, come al solito, anche in questo film Macho Capatonda non c'è. Ma verrà interpretato da un pupazzo, vi dico solo questo. Se nei titoli di testa c'è scritto senza Macho Capatonda. Sì, ma è più simpatico di lui, però. Poi ci sono stati vari cambiamenti, doveva esserci Martina
una stella che faceva mia moglie, meno male che l'hanno cambiato, ha messo un pezzo di figa. Ah, che figa, ragazzi. Un pezzo di fregno. Ah, quindi è un film di fantasia, quindi. No, perché? Scusa, mia moglie è brutta. No, tu l'hai detto. No, tu hai detto che è un cesso. No, io ho detto. Quella culona? Ma no, ma dai, un po' di rispetto a tua moglie. Stronza no, Marco. Stronza no. Maestro, io la volevo ringraziare. Grazie. Se non c'era lei l'altro giorno abbiamo fatto questa ripresa così. Nella storia che rimarrà negli annali, credo. Sì, immagino. Ma prima di iniziare, cosa vuoi? C'ero pure io, Marco. Ma vaffanculo, vai, Ivo. Prima di iniziare ci colleghiamo con questo nuovo prodotto incredibile per tutti gli uomini che non sanno come nasconderlo. Infatti si chiama Tutti i modi per nascondersi il cazzo. Andiamo.